nel senso che una provincia dove siamo chiamati a pagare la tassazione regolarmente pagata dai cittadini, ci sono problemi sì di carattere economico, le province continuano ad esistere essendo stato bocciato il referendum contro Varenzi, bisogna mettere mano perché l'ente struttura, va in dissesto strutturale nel giro di 15 giorni con tutto ciò che ne consegue. Siamo preoccupati, ripeto, per la tenuta dei servizi e di converso restano molti problemi per il mantenimento del livello occupazionale. I dipendenti della provincia corrono il rischio di rimanere senza stipendi e provvidenze nei prossimi mesi e anche le società miste collegate corrono il rischio di rimanere appese ad un progetto che va necessariamente rifinanziato complessivamente, cioè c'è necessità di mettere fondi nelle casse dell'ente provincia e il governo deve spostare i tagli dilazionandoli nel tempo. Stamattina l'assemblea, poi il passo successivo quale sarà? Stamattina c'è un primo passo, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori assemblee unitarie con tutti gli altri sindacati ovviamente insieme a noi. Stamattina c'è questo primo impatto col presidente, con la deputazione regionale, noi abbiamo chiamato tutti al capezzale, oserei dire, della provincia, perché è necessario un impegno comune dei parlamentari di Salerno, perché vengono scritti degli emendamenti che, come dire, salvino l'ente e diano all'ente la possibilità di sopravvivere. La provincia quasi in dissesto, la situazione è drammatica. È drammatica, noi l'abbiamo detto un anno fa che se non c'erano cambiamenti dal governo nazionale ci troveremo come in questo momento il rischio di dissesto della provincia di Salerno, cosa preannunciato già dal presidente Canfora. Noi continueremo e stiamo continuando a livello di Salerno ma a tutto il territorio nazionale insieme a Cislaville per tentare di fare delle azioni propositive per far cambiare idea al governo. Le CGL Cislaville hanno inviato il 9 maggio una comunicazione al Senato e al Parlamento in modo di mettere all'ordine del giorno nella Commissione parlamentare la risoluzione della questione delle province. A tutt'oggi ci troviamo che le province non sono chiuse, non sono aperte, ma chi a pagare sono i dipendenti che rischiano lo stipendio e il posto di lavoro, ma anche i cittadini che non vedono le scuole aggiustate, le strade aggiustate e tutta una serie di manutenzioni che sono rimaste comunque alla provincia, senza soldi. Okay.